Ciao a tutti gli amici di jizzchina.it. Oggi vediamo un accessorio molto interessante proveniente dallo store cinese di Banggood, che ringraziamo per averci inviato questo dispositivo in prova. Andiamo subito a vedere cosa contiene la confezione di questo altoparlante, che è davvero tutt'altro che un altoparlante perché veramente permette un gran numero di funzioni. Partiamo proprio dallo spacchettamento di questo prodotto. Vedete qui nella confezione che è molto, diciamo, abbastanza grande. Contiene innanzitutto il dispositivo, che mettiamo solamente per il momento da parte. Vi faccio vedere cos'altro c'è all'interno della confezione. Abbiamo in questo piccolo box un cavo AUX da 3,5 mm per collegare da un'estremità un cellulare, un MP3, un iPod o quant'altro, mentre l'altra estremità dietro il nostro speaker Bluetooth per diciamo, riprodurre i nostri brani musicali attraverso il cavo AUX stesso. Mentre poi il contenuto della confezione non finisce qui, abbiamo anche un cavetto USB, micro USB per la ricarica della batteria del dispositivo, sia tramite alimentatore da parete, che però non è incluso all'interno della confezione di vendita, sia tramite una semplice porta USB, che ormai è presente un po' in ogni dove, che va a ricaricare un po' la batteria del dispositivo, che è da ben 1500 mAh, che vi garantisce fino a 10 ore di riproduzione, ovviamente in base al volume e alla sorgente che si utilizza, perché se utilizzate Bluetooth, il volume, cioè, diciamo, la batteria, la durata della batteria è decisamente inferiore rispetto a se riproducete musica con il classico USB o con la classica micro SD. Parlando un po' di quelle che sono le potenzialità di questo speaker Bluetooth di Eagin, non so se si pronuncia così in realtà, però il brand lo vedete qui impresso sulla griglia frontale del dispositivo stesso. È uno speaker Bluetooth, nasce come speaker Bluetooth ma con grandissimo potenziale. Vedete qui sopra diciamo, i vari pulsanti che ci permettono di controllarlo. Partiamo dal pulsante play, il pulsante per rispondere alle chiamate, dal momento che il dispositivo è Bluetooth e può permetterci anche di chiamare e rispondere alle nostre chiamate anche tramite l'altoparlante stesso. Se vedete qui, infatti, è presente anche il microfono per diciamo rispondere alle stesse chiamate. Poi abbiamo il tasto indietro e volume, diciamo volume inferiore, avanti volume superiore, tasto per la sveglia, in cui è possibile settare la sveglia automatica tramite la riproduzione di un qualsiasi suono, radio FM, che funziona davvero in modo molto buono. Adesso andiamo a vederle insieme, e funzione Bluetooth. Sulla parte posteriore del dispositivo, come vedete, ci sono moltissimi ingressi. Partiamo da sinistra con l'ingresso da 3,5 mm per il cavo AUX, che vi dicevo vi permette di riprodurre musica tramite cellulare, lettore MP3 e quant'altro, qualsiasi altro dispositivo sia dotato di jack da 3,5 USB, classica USB per riprodurre musica dalle normalissime chiavette, lettore per le micro SD, come la USB funziona allo stesso modo, di accensione e spegnimento, e qui il connettore micro USB per andare a ricaricare la batteria del dispositivo, batteria che vi dicevo interna da 1500 mAh. Ma bando alle ciance, andiamo ad accendere il dispositivo, vi facciamo sentire un pochettino come suona, e partiamo proprio dall'utilizzo di una chiavetta. Poi mano a mano vi mostreremo tutte quante le altre opzioni. Andiamo ad inserire questa qui, sperando che funzioni. Ok, perfetto, è già partito. Vedete, il volume non è anche al massimo. Come potete vedere, la qualità dell'audio è veramente impressionante per questo dispositivo. Adesso io metto in pausa perché altrimenti mi sovrasta con questo volume veramente altissimo. E come riuscite a vedere, probabilmente in telecamera non rende molto, ma vi assicuro che sotto questa griglia sono presenti due speaker, ovviamente due speaker circolari posizionati, uno qui e l'altro qui, per la riproduzione del suono. Speaker da 5 watt, in grado di riprodurre un suono fino a 90 decibel, e la potenza l'avete già ascoltata. La qualità vi assicuro che è davvero altissima per questo speaker Bluetooth di Neagin. Io ne ho provate tantissime prima di arrivare a recensirvi questo modello, e vi assicuro che per circa 30 euro questo qui al momento sembra, almeno secondo la mia modesta opinione, uno dei migliori acquisti al momento. Vi faccio ascoltare anche come funziona la
La riproduzione tramite SIM, tramite micro SD, andiamo ad inserirla. Vedete, tutto in automatico, pochissimi secondi per partire con la riproduzione. E vedete qui il volume. Vedete qui veramente il volume è altissimo. Stesso discorso anche per la riproduzione tramite cavo AUX, visto che queste sono le tre sorgenti con una qualità migliore. Ovviamente il Bluetooth si sente davvero molto bene, ma rispetto a queste altre tre sorgenti di cui vi abbiamo parlato adesso è un pelino inferiore. Vi faccio ascoltare invece la funzione FM, che funziona anche, davvero benissimo. Ricerca rapida delle stazioni, che purtroppo non è presente. Bisognerà spostarvi manualmente in questo modo, vedete, di una frequenza di un 0,1 alla volta, per cui armatevi di pazienza solamente sotto questo punto di vista, perché tutti gli altri aspetti di questo nella ricerca radio e nella funzione FM stessa sono davvero ben ottimizzati dal produttore cinese. La funzione Bluetooth invece, come vi dicevo, anch'essa è ben integrata. Io prendo qui il mio Meizu MX5, vado ad attivare il Bluetooth in modo da potermi connettere con l'altoparlante. Vediamo un po', andiamo ad associare, perché fino adesso l'avevo testato con uno Xiaomi Mi Note e non andava assolutamente male. Vediamo qui, siamo connessi. Perfetto. Vi faccio ascoltare un brano audio, tanto per completezza. Was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. Come vi dicevo, la qualità dell'audio anche tramite Bluetooth è abbastanza alta, non ci sono difficoltà, a patto che comunque non vi allontaniate più di tanto dal raggio di azione del Bluetooth, anche perché è risaputo che senza fili un po' di qualità si perde un po' per strada. Funziona senza problemi anche la possibilità di effettuare delle chiamate tramite lo smartphone stesso collegato alla barra tramite Bluetooth. Vi faccio ascoltare come si sente anche durante la chiamata. Benvenuto in 3. Per conoscere il credito residuo, il consumo delle tue soglie e ricaricare, digita 1. Ovviamente io ho fatto qui solamente una telefonata di prova, ma in caso doveste telefonare qualcuno, ovviamente riuscirete anche a parlarci e rispondere tramite lo stesso microfono dello speaker Bluetooth. Come vi dicevo in apertura, lo speaker è disponibile all'acquisto sullo store di Banggood a poco più di 30 euro, 32 euro all'incirca, e se dovessi darvi un giudizio completo su questo prodotto e paragonarlo ad altri sul mercato, direi che per circa 30 euro è uno dei migliori dispositivi, ovviamente speaker portatili, anche se le dimensioni, come vi dicevo, non sono poi così tanto contenute. Sono dimensioni di 240 x 55 x 61 mm. Non sono poi così tanto contenute da magari da portarlo in tasca, però vi assicuro che se avete una borsetta per portarlo in giro, fate veramente un acquisto alla grande, soprattutto considerando il prezzo di circa 30 euro. Giz China è tutto, Nicola De Cillis.